Oggi si realizza una cosa importante, ma una cosa normale. Lo Stato fa il suo dovere, assieme agli enti locali, stiamo andando avanti sulla bretella della 19, oggi verranno giudicati provvisoriamente, venerdì è molto probabile che sia fatta già la consegna dei lavori, per cui i lavori la settimana prossima dovrebbero partire. Hanno 85-90 giorni di tempo per essere realizzati, ci sono delle penali anche importanti e delle codificazioni del tipo di lavoro da fare molto restrittive. Quindi ritengo che rispetteremo i tempi, si lavora su tre turni e daremo una risposta vera alle merci siciliane, ai trasportatori siciliani, alle imprese siciliane, all'economia di quest'isola che soffre. Le altre risposte non sono risposte politiche, sono risposte demagogiche. La teologia può anche capirla, accettarla in un momento in quest'Italia che soffre, che ha una situazione di totale devastazione su alcuni piani, sul lavoro, sui giovani senza lavoro, i dati su sono terrificanti, però eh, le cose vere devono essere dette, devono essere fatte, le altre sono chiacchiere e con le chiacchiere dei tabacchiere non ci si può impegnare nulla al Monte Pietà, dice un detto siciliano. Si sta completando questa mattina l'aggiudicazione dei lavori per l'adeguamento della viabilità sul ponte Imera. Le imprese invitate hanno partecipato numerose e riteniamo che i lavori potranno essere affidati già nei prossimi giorni per poter essere, rispettare quello che era l'impegno eh, dell'amministrazione ANAS e del governo di avviare i lavori con i primi del mese di agosto. Siamo venuti qua a verificare... E... Dare un nostro anche supporto nella speranza di pressare le istituzioni a sbrigarsi a risolvere i problemi, perché la Sicilia spezzata in due per noi è di gravissima. È chiaro nel rispetto delle regole che per noi sono indispensabili. Chiaramente scorciatori non se le devono prendere, ma di contro si deve assolutamente risolvere il problema. Perché noi abbiamo le aziende in ginocchio per i trasporti principalmente, perché non riescono a fare i trasporti e per noi è indispensabile che ci siano il collegamento fra le due riunioni. Quindi auguriamo velocità avere il coraggio di prendere delle iniziative anche con responsabilità di loro per poter riuscire a risolvere questo problema. È già una, una Sicilia martoriata dalla crisi economica, aggiungiamo questo, per noi è gravissimo.